I see trees of green. Głosy ze świata. Zamana kwega. Voci din lume. Balsi snopas aules. Dinja cambe. Voces do mundo. Zeranga bota. Voces del mundo. Galassas mil. Voci dal mondo. Una trasmissione a cura di Spazio, Mediazione e Intercultura, l'Associazione dei Mediatori Interculturali di Cuneo, con sede in via Carlo Barbero 6, telefono 377 42 80 224. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Stereo 5, benvenuti a Voci dal Mondo. Oggi abbiamo come ospiti Pietro Schwarz del Consorzio Moviso Solidale di Fossano. Pietro è laureato in Scienze Politiche nell'Università di Torino e ha conseguito sempre all'Università di Torino un Master in Comunicazione e Mediazione Interculturale. Si occupa da circa 12 anni di politiche migratorie e ha una importante esperienza nell'accoglienza dei cittadini provenienti dalla Cina. Benvenuti a Voci dal Mondo, Pietro. Benvenuti a voi. Pietro, sappiamo che a marzo il Consorzio Moviso Solidale ha festeggiato i suoi 20 anni di formazione. Da quanto tempo lavori nel consorzio? E potresti spiegare ai nostri ascoltatori cos'è il consorzio, di cosa si occupa nel suo territorio e a chi è destinato? Lavoro al consorzio da circa 15 anni. Il Consorzio Moviso Solidale è un ente strumentale di 58 comuni della provincia di Cuneo che hanno scelto di delegare le funzioni socioassistenziali a un ente strumentale. Si occupa sostanzialmente di politiche sociali e di tutto quello che concerne l'accompagnamento di anziani, minori, disabili. Nel Consorzio Moviso Solidale sei il coordinatore dei progetti in favore della popolazione immigrata. Quali sono secondo te le principali sfide che i servizi affrontano in relazione agli immigrati? Rispetto all'immigrazione le sfide sono molte, direi principalmente due. Una è la questione che sta un po' coinvolgendo tutto il paese, che è quella dei minori stranieri non accompagnati, a cui il sistema di accoglienza attuale fornisce delle risposte dal mio punto di vista inadeguate. L'altra attenzione che va mantenuta è quella in realtà sull'immigrazione più di lungo periodo e sui figli dell'immigrazione, che hanno dal mio punto di vista tutta una serie di difficoltà per riuscire a costruire dei percorsi efficaci e positivi. Spesso anche i ragazzi che hanno delle competenze alte, che hanno capacità, rischiano un po' di essere esclusi dai percorsi ordinari e rimangono poi confinati all'interno delle proprie comunità e rischiano di avere dei percorsi che sono di marginalità e che possono creare dei problemi. Un altro tema frequente è quello dei richiedenti asilo. Diciamo che se i servizi fossero più preparati anche per l'accoglienza generale della popolazione immigrata, anche questo inserimento potrebbe essere più facilitato, no? Sì, sono d'accordo. Il tema dei richiedenti asilo è un tema, dal mio punto di vista, complesso, anche per il modo in cui lo Stato italiano sta affrontando questa situazione. Per chi non è del mestiere, insomma, i sistemi di accoglienza legati allo SPRAR, che è il sistema più convenzionale, che dovrebbe essere il sistema di accoglienza reale, mentre il CAS è un sistema di accoglienza straordinaria che purtroppo è diventato invece la forma vera di accoglienza. È difficile inserirsi in questo grande tema da parte dei consorzi, perché in realtà la funzione è in capo ai comuni ed è molto complicato riuscire a trovare un modo per trovare una posizione comune fra 58 comuni che hanno ovviamente specificità e modi di vedere la questione molto diversi. Quindi le sfide esistono anche all'interno, non solo nella popolazione. Assolutamente, sia all'interno, anche all'interno stesso delle professionalità che caratterizzano il consorzio stesso. Bene, in quel che riguarda anche a noi mediatori interculturali, una sfida può essere anche la difficoltà di comunicazione. Come vengono inseriti i mediatori interculturali nel consorzio, ad esempio? Ma il mediatore culturale per noi è sempre stata una figura importantissima, nel senso che riteniamo fondamentale avere un accompagnamento di persone, insomma, che provengono da altri paesi, che possono portare sia l'elemento linguistico ma soprattutto l'elemento culturale. Noi abbiamo lavorato moltissimo nel territorio di Barge Bagnolo con i mediatori, perché c'era sì un problema linguistico, ma c'era allo stesso tempo la possibilità e il dovere di confrontarsi con una cultura che era
effettivamente distante da quella locale. Facciamo una breve pausa e torneremo per la seconda parte dell'intervista a Pietro Schwarz. Mandiamo in onda la musica Sulla stessa barca di Maru Ego e torniamo tra poco. Restate con noi. Second Roof Music. Ahmed, figlio del Blade, Nike, Air, Ginecas, che gira per i quartier, sogna Benz, vuole flus, flut pieni e un flusso di cab, vuole giusto provare il gusto del cash. Non ha niente in tasca, uno zanza zonzo, ah, Casablanca, mostro dei tagli, un mostro dei tagli sulla pancia, si mostra tagliato sulla faccia, pericolo postato sui tagli sulle braccia, ne fa una grossa scappa, Italia, Spagna o Francia, e carica i problemi, sogni e soldi su una barca, qui si salpa all'alba, lui solo con la giacca, e lui solo, non saluta manco papà e mamma. E Ahmed, chissà se ce l'ha fatta, e Ahmed, era solo senza un soldo in tasca, e Ahmed, è andato in Spagna, Italia o in Francia, e Ahmed, è solo senza papà e mamma. E Ahmed, stessa barca, sulla stessa barca, e sono sulla stessa barca, sulla stessa barca. E Ahmed, NG, sono sulla stessa barca, sulla stessa barca, e sono sulla stessa barca, sulla stessa barca. Neget, figlia del Bled, Fularge, le Biet, futura sposa di Abdele, non sa manco chi è. Lui non sa nulla di te, è un altro matrimonio combinato a Marrakesh. Scappa, non devi far contenti papà e mamma, la libertà è solamente tua e non di nessun'altra. Ho sentito un tipo che ha un amico che ha una barca, che se lo fai contento poi lui ti accompagna. Spagna, Francia, Olanda, Italia, in cerca di un paese, in cerca di rivalsa. Storie di immigrati in cerca di speranza. Neget e Ahmed sono sulla stessa barca. Neget, chissà se ce l'ha fatta. Neget, era sola senza un soldo in tasca. Neget, è andata in Spagna, Italia o in Francia. Neget, ora è sola senza papà e mamma. Neget, Ahmed, sono sulla stessa barca, sulla stessa barca, e sono sulla stessa barca, sulla stessa barca. Neget, Ahmed, sono sulla stessa barca, sulla stessa barca, e sono sulla stessa barca, sulla stessa barca. Grazie a Voci dal Mondo, sono in studio con Pietro Schwarz del Consorzio Monviso Solidale e abbiamo parlato del ruolo e il rapporto dei servizi con la popolazione immigrata. Bene, come avevo detto anche nell'introduzione, Pietro, e anche hai detto tu, hai un'esperienza particolare legata alla migrazione nella zona di Saluzzo, Bargi, Bagnolo, che riguarda cittadini provenienti dalla Repubblica Cinese. Potresti raccontarci un po' di più di questa esperienza? L'esperienza su Bargi e Bagnolo mi ha fatto modificare la mia percezione sulla comunità e anche su quello che si racconta della comunità, tutto il senso della comunità impenetrabile e chiusa, perché il lavoro fatto su quel territorio dimostra l'esatto contrario, e anche le relazioni maturate nel corso degli anni dimostrano che è vero, sì, che c'è una difficoltà a confrontarsi con loro, anche per un problema oggettivo linguistico di
di una lingua che è molto differente dalla nostra, ma in realtà quando poi si riesce a trovare la chiave per aprire la relazione, in realtà i cinesi sono delle splendide persone. Avete sempre avuto a lavorare lì una mediatrice anche di lingua cinese, quindi anche il mediatore aiuta come ponte, no? Tra queste popolazioni migrate e i servizi. Come vedi nel futuro la collaborazione del mediatore interculturale come parte di una equipe multidisciplinare? Secondo te sarà possibile l'inserimento del mediatore proprio strutturalmente all'interno dei servizi? Ma strutturalmente non so dirti se sarà possibile, nel senso che si è faticato molto anche a costruire una persona interna che fosse dedicata a questi temi. Io credo che sicuramente è centrale in un lavoro di equipe e lo dimostra il fatto che l'utilizzo del mediatore da parte del nostro ente è stato un utilizzo cospicuo in questi anni, sia per accompagnare gli assistenti sociali, gli educatori, piuttosto che all'interno della sanità. È un percorso che va costruito. Spero che si arrivi un giorno a istituire strutturalmente questa figura. Non lo vedo come un percorso così semplice e così vicino. Bene Pietro, potresti raccontarti anche qualche episodio in cui l'intervento del mediatore è stato imprescindibile per giusto portare tutto a una risoluzione migliore? Assolutamente. Ti racconto questo episodio sempre accaduto sui territori di Barge Bagnolo, che dimostra quanto poi la mediazione sia utile per superare anche dei preconcetti che noi abbiamo. L'episodio risale all'utilizzo del mediatore all'interno della scuola. Nella scuola si stava organizzando una gita scolastica. Il ragazzino non portava, diciamo, la ricevuta con cui i genitori avrebbero dovuto autorizzare. Sembrava che i genitori non fossero interessati alla gita. Questo non era assolutamente vero, perché utilizzando il mediatore ed andando a casa a parlare con i genitori si è capito che in realtà i genitori non sapevano che cosa stavano autorizzando e non sapevano l'importanza che aveva il fatto che suo figlio partecipasse a una gita scolastica, il fatto che era un momento aggregativo, che era un momento per, diciamo, rinsaldare le relazioni maturate all'interno della scuola. In quel caso lì, una volta spiegato che cos'era, soprattutto che funzione aveva la gita, non era un giorno buttato, era un giorno investito in un'attività di altro tipo, ma era sempre un'attività scolastica con una sua importanza e con un suo anche fine, che era quello appunto di aggregare, di consolidare le relazioni maturate in un ambito più scolastico. Bene, una volta spiegato attraverso il mediatore, la famiglia ha capito e ha detto: benissimo, mandiamo il figlio alla gita. Perfetto, grazie anche per aver spiegato con un esempio così pratico qual è il lavoro del mediatore interculturale. Bene, siamo quasi alla fine del nostro programma. Ringrazio Pietro Schwartz per aver accettato il nostro invito e per aver condiviso con noi tanti aspetti del suo lavoro. Grazie a voi. Cari ascoltatori, Voce dal Mondo torna la prossima settimana. Vi lascio con la musica L'Uomo Nero di Bruno Rissas. Vi auguro a tutti un'ottima settimana. Hai notato che l'uomo nero spesso è un debole per i cani, pubblica foto coi suoi bambini vestito in abiti militari. Hai notato che spesso dice che noi siamo troppo buoni e che essere tolleranti poi si passa per coglioni. Hai notato che gli argomenti sono sempre più o meno quelli, rubano, sporcano, puzzano, allora olio di ricino e manganelli. Hai notato che parla ancora di razza pura, di razza ariana, ma poi spesso è un po' meno ortodosso quando si tratta di una puttana. E tu che pensavi che fosse tutta acqua passata, che questa tragica misera storia non si sarebbe più ripetuta? Tu che credevi nel progresso e nei sorrisi di Mandela, tu che pensavi che dopo l'inverno sarebbe arrivata una primavera, invece no, e invece no. Hai notato che l'uomo nero spesso ha un debole per la casa, a casa nostra, a casa loro, tutta una vita, casa e lavoro, ed è un maniaco della famiglia, soprattutto quella cristiana, per cui ama il prossimo tuo solo se carne di razza italiana.
Ed hai notato che l'uomo nero si annida anche nel mio cervello. Quando piuttosto che aprire la porta la chiudo a chiave col cavistello. Quando ho temuto per la mia vita seduto su un autobus di Milano, solo perché un ragazzino arabo si è messo a pregare leggendo il Corano. E tu che pensavi che fosse tutta acqua passata, che questa tragica lurida storia non si sarebbe più ripetuta? Tu che credevi nel progresso e nei sorrisi di Mandela, tu che pensavi che dopo l'inverno sarebbe arrivata la primavera, invece no. E invece no. Passeggiata, che bastasse cantare canzoni per dare al mondo una sistemata. Io che sorseggio l'ennesima mano seduta a un tavolo sui navigli, pensando in fondo va tutto bene, mi basta solo non fare figli. Invece no. E invece no. Zesfiata. Zamana Kwega. Voj din lume. Balsis no pasaules. Dinya kambe. Vozes do mundo. Zeranga bota. Voces del mundo. Galassas mia. Abbiamo trasmesso Voci dal mondo, una trasmissione curata da Spazio Mediazione e Intercultura, l'associazione dei mediatori interculturali di Cuneo, che ha sede in via Carlo Barbero 6 e risponde al 377-428-0224.